amici italici. Dunque, praticamente avevamo parlato di questa storia dell'elettricità che verrà razionata, bloccata, insomma, da remoto. E praticamente mi è venuto in mente che qualche anno fa in Draghistan, adesso non ricordo precisamente quando, perché io poi non vivendo più in Draghistan, diciamo, non mi ricordo precisamente tutte queste date, però mi ricordo che pochi anni fa praticamente ci fu questa storia dei contatori nuovi, dei contatori intelligenti, non so come li chiamavano, tutte queste cose. Mi ricordo che praticamente ebbero la splendida idea di piazzare questi contatori nuovi, non so adesso neanche bene di che cosa, di quale differenza ci possa essere con quegli altri di prima, non lo so, però adesso pensandoci, ricollegando un po' le cose, stanno dicendo che mediante questi contatori intelligenti che ci sono adesso, loro possono, come dire, razionare l'elettricità da remoto. Quindi io ho unito i puntini. Ho fatto 2 più 2 che fa 22 e mi è venuto in mente che molto probabilmente, adesso sarà una coincidenza, io non credo, ma coincidenza delle coincidenze, guarda un po', proprio questi contatori che hanno piazzato qualche annetto fa, guarda un po', sono proprio utili per fare questa cosa che vogliono fare adesso. Quindi, poiché praticamente a me nessuno mi leva dalla testa che queste cose, che loro su queste cose che stanno facendo adesso ci stanno lavorando da anni. Questo è un progetto che secondo me tutte queste cose, ma non solo l'elettricità, tutto il cavolo che stiamo vedendo, questi sono progetti che loro hanno in mente da molti, molti anni, da molti decenni, secondo me, che piano piano stanno attuando, ovvero hanno cominciato a calcare la mano il 2020, dal 2020 hanno cominciato, diciamo, a darci dentro con queste cose, perché mano a mano, un pezzettino alla volta, stanno aggiungendo cose, mattoncini. Quindi loro praticamente, se ci facciamo caso, stanno aggiungendo un mattoncino alla volta durante gli anni, stanno aggiungendo dei mattoncini per arrivare purtroppo alle cose che stiamo vedendo adesso. Quindi non è solo la questione dei contatori, ma stamattina mi è venuta in mente questa proprio perché, insomma, mi è venuta in mente all'improvviso, quando leggevo di questi contatori intelligenti, come si suol dire, loro così li chiamano, e per cui anche tutta questa digitalizzazione, no? Che stanno facendo tutto in digitale, guarda un po', è servita per esempio proprio nel 2020, quando tutti non si potevano più muovere, serviva tutto digitale, insomma, non lo so. Tutte queste cose fanno riflettere chiaramente. Poi, per esempio, anche tutte le mosse politiche, no, di questi ultimi anni, di questi ultimi tempi, di questi ultimi anni, tutto il politicamente corretto, no? Per esempio, anche quando negli ultimi mesi, se ci avete fatto caso, hanno eliminato un po' di tutti questi premier che hanno levato di mezzo. Perché non mi dite che anche questa è una coincidenza, no? Uno perché stava alle feste, quell'altro perché si era ubriacato, tutte queste motivazioni sceme, hanno volutamente levato di mezzo
infangato, ostracizzato in tutti i modi, evidentemente dei premier che davano fastidio, che magari non erano proprio in linea con tutte queste cose che vogliono fare, le hanno tolte di mezzo. Adesso per esempio anche nel Regno Unito hanno piazzato questa Truss che non mi convince proprio, la quale appena una delle prime cose che ha detto è stata quella di non avere nessuna remora se dovesse scatenare nel caso di un conflitto nucleare, no? Cosa che secondo me non avverrà, però lei subito, appena si è insediata, la prima cosa che ha detto io non esiterei a premere il bottone per scatenare insomma la guerra nucleare. La prima cosa che ha detto è stata, quindi mi fa pensare, tutte le mosse politiche di questi ultimi anni mi fanno sicuramente pensare, perché comunque loro già preventivamente da parecchi anni si stavano preparando per infangare, per mettere da parte, per ostracizzare una certa linea politica, no? Per cui come se, cioè, insomma, tutto stesse confluendo in un punto finale, che poi è sempre l'Agenda 2030, tutte queste robe qui, la nuova rivoluzione industriale, eccetera, eccetera. Il malessere alla fine di molti popoli che comunque dovranno vivere senza niente, senza lavoro, senza tutte queste cose che già sappiamo. Quindi praticamente mi sembra come al solito che ogni mattoncino che scopriamo mano a mano vada in quella direzione lì. Allora, anche per esempio tutta questa linea, diciamo, ideologica, no? Sui migranti, sull'immigrazione incontrollata che stanno portando avanti da parecchi anni ormai, tutta questa cosa qui era per far abituare la gente, per, come dire, per imporre un certo pensiero unico, un certo modo di pensare, di vedere. Perché è da parecchi anni che praticamente non è possibile criticare questo tipo di andazzo, no? Di immigrazione incontrollata. E se ci facciamo caso, tutta questa cosa qui è stata messa proprio perché è stata incentivata, perché evidentemente c'erano delle motivazioni che pian piano stiamo vedendo, c'erano delle motivazioni per favorire tutta questa. Questo modo di, insomma, di tutta questa modalità di immigrazione incontrollata, evidentemente, noi chiaramente ancora non conosciamo tutto il progetto, però da quello che cominciamo a vedere, diciamo che c'è un certo tipo di, come dire, anche su questo, no? Non si può assolutamente dissentire. Perché evidentemente, perché loro qual è la strategia? Questa qui, che se tu una cosa la infanghi, se tu un tipo di idea la rendi praticamente come se fosse inaccettabile, cioè se tu chiunque esprime un certo tipo di parere lo rendi attaccabile, infangabile, lo rendi ridicolizzato, eccetera, eccetera, che succede? Che quest'idea, pur essendo magari sbagliata per molti motivi, la rendi chiaramente, la rendi accettata, la rendi accettabile, la rendi, diciamo, cioè la gente, poiché la gente fondamentalmente è molto uniformata, è molto uniformabile, ha paura di stare controcorrente. Allora è un po' questo che loro utilizzano, come hanno fatto con il mostro volante, come adesso stanno facendo con questa storia delle sanzioni, eccetera, eccetera. Se io faccio passare il messaggio attraverso i media, che sono praticamente dei megafoni di propaganda, se io faccio passare il messaggio per cui chiunque per esempio non sia d'accordo con un certo tipo di medicinale, lo faccio passare per un ignorante, per un cretino che non capisce niente, per un analfabeta, eccetera, eccetera. Se io bombardo la gente con questa cosa, chiaramente a chiunque dovesse venire un minimo dubbio, questo dubbio cerca di non esprimerlo proprio,
perché sennò passa per il cretino del villaggio praticamente. Un po' questo, loro su questo giocano molto, e hanno fatto la stessa cosa con tutti gli altri fatti, con l'immigrazione, con le faccende arcobaleno, con le faccende di cretino, del clima, tutte queste robe qua che sono fondamentalmente, sono tutte cose diciamo infondate. Loro hanno fatto lo stesso giochino, perché così tutti quanti sono diciamo invogliati in qualche modo a pensare in un certo modo, a far andare le cose in un certo modo, e sono praticamente scoraggiate anche a manifestare un minimo dubbio. Quindi in questo modo loro stanno veicolando tutta la le informazioni, le idee, stanno veicolando anche quello che la gente pensa, quello che la gente vuole, ok? Così tutti quanti vanno in una direzione, perché anche questo succede anche con i leader politici, no? Se qualche leader politico ogni tanto ha le balle e dissente da talune cose, loro praticamente lo infangano, lo distruggono, lo fanno passare per un pazzo, per un idiota, lo fanno passare. Vedete per esempio quando è successa la storia di Orban, no? Per esempio, quando Orban ha detto nelle nostre scuole non ci deve stare questa ideologia arcobaleno perché i genitori devono educare i figli come vogliono su questi argomenti, è scoppiato un putiferio. Lui è stato catalogato come l'omofobo, come il pazzo, come il che chissà che in questa Ungheria che cavolo succede, quando invece ha detto una cosa, penso, normale, sensata. Però la gente è talmente ormai indottrinata, talmente veicolata, no? Il pensiero è talmente veicolato che non sia mai si permette di dire: ma scusate, questo alla fine che cosa ha detto di strano? Ha detto una cosa anche normale? Ok, se poi tu a tuo figlio di 3 anni vuoi fare la transizione di genere, sono affaracci tuoi, ma non è che te lo deve dire la scuola questa cosa, ti deve indottrinare tuo figlio? Non ha detto niente di strano alla fin fine. Però ormai le persone sono talmente state abituate ad essere infangate, ok, per un pensiero critico, che non osano dire più niente e quasi quasi si trovano d'accordo, pur di non essere additate come medievali, omofobe, eccetera eccetera. Quindi praticamente loro questo stanno facendo, quindi lo fanno anche con i politici ovviamente, lo fanno con i giornalisti che vengono praticamente esclusi, vengono infangati, ridicolizzati quando manifestano un'altra idea. L'hanno fatto con gli artisti, abbiamo visto per esempio quello che è successo anche lì al teatro, alla Scala mi sembra che successe, che ci sono stati alcuni artisti che non avevano determinate idee, non seguivano una determinata ideologia su tutta questa storia del conflitto, chiamiamolo così, e quindi è successo che sono stati, allora è stato impedito di lavorare praticamente per un'idea. Quindi se questa non è una dittatura, io non so che cos'altro possa essere sinceramente. Quindi ormai siamo giunti a questo punto qui. Signori cari, quindi fatevi due, cioè vedete, ecco quello come si dice, vedi chi non puoi criticare e capisci chi ti comanda. Quindi noi siamo totalmente comandati da questa gente, da questa ideologia, da questo pensiero unico che non lo possiamo più criticare. Quindi alla fine, se ci permettiamo di fare qualche di muovere qualche critica, chiaramente siamo infangati, non possiamo più lavorare, non possiamo più avere voce in capitolo, perché anche per esempio persone di un certo calibro, quindi parliamo, non so, di medici, oppure nel caso del clima qui parliamo di fisici, eccetera eccetera, premi Nobel, eccetera eccetera, anche loro, perfino loro, se osano dire scusate ma guardate che la cosa non è proprio così, anche loro sono stati ridicolizzati, sono stati praticamente non sono più invitati in televisione, non possono, perché praticamente la gente deve sentire una sola campana, una sola idea, e non deve sentire nient'altro, anche perché la gente è portata a credere che chiunque, qualsiasi cosa venga detta in televisione sia Vangelo. Quindi loro su questo si basano, loro su questo si basano sul fatto che molta gente purtroppo è credulona, per cui crede veramente ancora che in televisione ci vanno solo le verità, quando invece in televisione ci va la propaganda. Alla fine in televisione, sui giornali, insomma sulla stampa ufficiale, sui media mainstream, come si chiamano,
lì ci va la propaganda, cioè ci va quello che tu devi pensare, cioè quello che è ammesso pensare, quello che è ammesso fare, perché tutto quello che non va lì sopra è denigrato, è ridicolizzato, anche se magari è vero, anche se viene detto da un medico, da un premio Nobel, chiunque questo sia, con tanto di titoli accademici, eccetera, eccetera, chiaramente non vale più niente, non conta più niente perché, insomma, perché l'unica verità da accettare deve essere quella lì che loro vogliono propagandare praticamente, a cui vogliono veicolare tutti quanti noi. Questo è il discorso. Quindi siamo finiti così. Va bene, va bene, va bene. Vediamo, andiamo avanti, vediamo che altro succede. Bye!